Oggi andiamo a vedere una strategia di trading un po' diversa dal solito. Se di solito sono cauto e aspetto i breakout e i retest, oggi andiamo a vedere una strategia esattamente speculare, perché in tanti me l'avete chiesto, ma come ci si può comportare invece per anticipare i breakout o per cavalcarli una volta che avvengono? La risposta è proprio nel video di oggi. Vi mostro una strategia finalizzata a cavalcare per intero i pump di Bitcoin, minimizzando il rischio di errore e minimizzando il rischio di uscire prematuramente dalla posizione, perdendoci quindi una parte di pump. Per portare a termine questa strategia utilizziamo un ordine che si chiama trailing stop, che tra poco vi spiego cosa significa, con dei parametri ovviamente scelti in maniera ben precisa e non casuale. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Se la mia cautela vi annoia, questo video sicuramente fa per voi. Utilizziamo, vi dicevo, il trailing stop, che è un ordine stop loss che si fissa a una certa distanza dal prezzo di mercato. Quindi, per farla facile, più avanti ovviamente approfondiamo con esempi pratici. Supponiamo di aver acquistato Bitcoin a $10,000 perché pensiamo che sta partendo un pump. Noi entriamo a posizione, mettiamo un trailing stop fisso a distanza $200, quindi parte da 9.008. Il pump va avanti, va avanti, va avanti, arriva a 12.000, il nostro trailing stop sarà 11.008. Una volta che il pump termina e comincia la fase di flessione e di ritracciamento, lo stop loss si ferma. Quindi rimane a 10.008 e qualora venga poi preso dal prezzo di mercato, chiudiamo la nostra posizione avendo cavalcato l'intero pump. Ovviamente detto così sembra estremamente semplice, ma poi ci sono tutti quei casi particolari, ovvero bisogna stare attenti alla volatilità interna durante i pump, perché se c'è uno strappo interno ci rischia di scattare il trailing stop involontariamente. Insomma, ci sono tante caratteristiche da tenere in considerazione ed è quello che vedremo poi in questo video. Perché inizieremo col capire che cos'è un trailing stop, quindi le basi per poter applicare questa strategia. In seconda battuta andiamo a vedere due diverse possibilità di applicazione della strategia stessa, una al breakout e una appena prima, quindi in maniera anticipatrice, il massimo dell'aggressività possibile. E andiamo a vedere un modo furbo in entrambi i casi per impostare gli ordini e per decidere i parametri del trailing stop. E infine andiamo a vedere in termini pratici come si fa exchange alla mano. Vi anticipo già che ho scelto come exchange Bitflyer, che ve l'ho presentato un po' di tempo fa. Per quale motivo? Perché secondo me molti di voi non vogliono spostarsi dalla coppia Bitcoin euro e quindi l'unico exchange sul quale è possibile direttamente in euro, quindi bonifico tac e faccio questa strategia, è proprio Bitflyer. Commissioni tra l'altro dello 0,2%, bassissime, regolamentato in Europa, compliante, tutto secondo appunto le regole, bello trasparente e con gli ordini avanzati applicabili, quindi di meglio per fare questo non c'è. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei contenuti lasciatemi un like per gasarmi ai massimi e basta, ho accorciato la filastrocca. Adesso andiamo a vedere un po' come funziona questa strategia aggressiva. Ultimamente mi piace iniziare i video con una domanda e anche oggi non facciamo eccezione. Allora vi chiedo questo: voi quando fate trading che stile utilizzate, ovvero siete aggressivi, cercate di non perdervi nemmeno un movimento anche a costo magari di sbagliare più volte, oppure siete più conservatori, più cauti e preferite aspettare magari il retest o situazioni un po' più chiare anche a costo di potenzialmente perdervi un movimento? Ditemelo nei commenti che così ne discutiamo insieme. Ora iniziamo con la prima parte, ovvero il capire meglio, perché ve l'ho accennato ma in pochissime parole nell'intro, che cos'è il trailing stop. Utilizzo come ausilio questa piccola slide che ho trovato sul web, che mostra in maniera molto chiara come funziona un trailing stop. Prende come ipotesi una posizione long, ovviamente oggi per semplicità non parliamo di long o short ma parliamo semplicemente di acquisto e vendita, quindi una posizione di acquisto di Bitcoin a $8,000 con un trailing stop distante $500, dove vedete LTP è last traded price, ovvero l'ultimo prezzo di mercato. Qui si suppone quindi entriamo a 8.000, il primo trailing stop è a 7.500 perché è distante 500, poi il prezzo sale, il mercato sale e arriva fino a $9,000. Il trailing stop cosa fa? Sale insieme al prezzo in maniera parallela, perché il trailing stop funziona in maniera asimmetrica, ovvero segue il prezzo di
mercato, qualora il mercato sia concorde alla nostra posizione, quindi in questo caso salga, e invece si ferma qualora il mercato inverta rispetto alla nostra posizione. E questo è chiaro in questo punto, nel quale Bitcoin arriva a 9.000 e poi inizia a flettere, inizia a ritracciare un po' fino a 8.700. Il trailing stop cosa fa? Qui in realtà sembra che scenda un po', ma in realtà rimane fermo, perché durante le fasi di flessione il trailing stop non si muove per definizione. Arriva a 8.700, quindi scende di 300, e tra questo punto e il trailing stop rimane una distanza quindi di $200, perché rimane fisso, qui erano 500, è sceso di 300, rimangono 200. Dopodiché lo storno termina e riparte un secondo impulso rialzista, quindi il prezzo inizia a salire, il trailing stop inizialmente rimane fermo finché il prezzo non ritorna al suo massimo locale, quindi la distanza è di nuovo 500. Dopodiché che il prezzo fa dei nuovi massimi, il trailing stop continua a seguire, quindi si alza anche lui tenendo sempre la distanza massima fissa $500. Arriviamo a 9.500, quello che poi si rivela essere un top locale, dopo il quale parte l'inversione, quindi il trailing stop si ferma, il prezzo scende fino a che non si incrociano, quindi il prezzo incrociando il trailing stop mi chiude completamente la posizione e io vendo. Come vedete, il vantaggio è di essere riusciti a catturare l'intero pump, anche la fase di flessione non ci ha fatto uscire prematuramente dalla posizione. Il contro principale che emerge è quello che ci perdiamo ovviamente la punta, perché il trailing stop ha una distanza fissa e quindi quella distanza io me la perderò in qualsiasi caso. Emergono due tipi di criticità già ragionando sul trailing stop. Ah, innanzitutto un'ultima nozione: questi $500 come parametro sugli exchange di solito si chiama offset price, ok? Che è appunto il prezzo di distanza tra il prezzo di mercato e il trailing stop. Dicevamo, due criticità emergono. La prima è: quanto scegliere come offset price? Bella domanda, questa è quella forse più difficile in assoluto, perché se scelgo un offset price troppo stretto ho il pro di andare a perdere meno sulla punta ovviamente del pump, perché è più vicino, mi scatta prima il trailing stop e quindi il mio profitto si massimizza. Tuttavia c'è il rischio di uscire prematuramente, ad esempio in questo storno intermedio, qualora ci sia o un po' di volatilità, che capita spesso con Bitcoin, che durante i pump magari c'è qualche mini dump improvviso, oppure appunto se abbiamo due onde rialziste con una piccola onda di storno, c'è il rischio di uscire prematuramente. E quindi, al contrario, se lo metto troppo largo, invece ho il rischio di andare a perdere troppo sulla punta, perché è più distante, ma ho il vantaggio di minimizzare il rischio di uscita prematura dalla posizione. Quindi, in sostanza, io devo trovare l'ottimo, in funzione ovviamente della volatilità del momento, per scegliere il mio trailing price. Sarà il primo punto di discussione di oggi. Il secondo punto, invece, è un altro, ovvero io quando è che entro di fatto a mercato mettendo il mio ordine di acquisto più il trailing stop, ovvero entro una volta che il breakout è avvenuto, oppure entro quando ci sono fasi di consolidamento, che segnali mi deve dare il grafico? E questo sarà appunto il secondo punto di discussione. Tengo le domande ben visibili qui sul grafico, così ci accompagnano durante tutta la durata del video. Sono due domande che sono interconnesse tra loro, quindi la risposta di una influenza la risposta dell'altra, e vi pareva che fosse troppo facile? Allora, vediamo qualche esempio pratico che secondo me è il modo migliore per capire. Allora, ovviamente io voglio entrare in una posizione di acquisto, quindi idealmente il trend di lungo periodo deve essere rialzista. L'ideale è guardare ad esempio un bel grafico settimanale e vedere che abbiamo dei massimi e dei minimi crescenti, ok? Sul time frame di riferimento. Quindi non entrerò ad esempio in una situazione come questa, dove i massimi sono decrescenti e i minimi pure, mentre entrerò in una situazione come questa dove i massimi e i minimi sono crescenti, ok? Quindi una volta identificata la condizione di trend, che si può, se non con i massimi e i minimi, anche identificare con una media mobile, quindi banalmente non utilizzo la strategia quando il prezzo sul time frame settimanale è sotto la media mobile a 30 periodi, per dirne una. L'importante è appunto identificare un uptrend di medio-lungo periodo, in modo da sapere che ho maggior possibilità di vedere un
pump rispetto che vedere un dump. Quindi questa è la prima cosa. Una volta identificato il trend, quindi io devo capire in che modo posizionarmi. Quel discorso del trend vale per entrambi gli approcci che vedremo adesso. Ve l'ho detto, ne vedevamo due. Il primo è un approccio a prioristico, chiamiamolo così, quindi ci cerchiamo di posizionare prima del pump stesso. È un po' più rischioso, un po' più complicato, però massimizza potenzialmente il rendimento della posizione stessa. Quindi noi ci troviamo in una situazione di lateralità, deve essere la condizione numero uno, e l'altra, ve l'ho detto, il fatto di avere un macro bullish, quindi una situazione di trend rialzista. Una lateralità in un trend rialzista, noi diciamo, con buona probabilità potrebbe trattarsi di una accumulazione, una cosiddetta accumulazione, e quindi io voglio essere in posizione senza preoccuparmi troppo della volatilità. Quindi io devo mettere in questo caso, e qui arriviamo alla domanda 1, in realtà abbiamo risposto prima alla 2 e poi alla 1, dobbiamo mettere un offset, in questo caso un po' più elastico. Per quale motivo? Perché durante una lateralizzazione per definizione abbiamo più volatilità e quindi c'è maggior rischio di veder scattare il nostro trailing stop involontariamente. Tra poco vediamo anche che parametro utilizzare per andare a identificare un corretto offset price. La seconda metodologia invece prevede l'avvento del breakout, quindi non appena il prezzo va a rompere il massimo in questione, allora io vado a entrare in posizione, ok? Questo si può fare o in maniera preventiva, mettendo uno stop buy proprio di peso appena sopra la resistenza, qua, stop buy, e concatenato adesso, quindi un ordine condizionale che mette stop buy e subito il trailing stop annesso. E tra poco vediamo come si fa, perché con Bitflyer è possibile, per questo ho scelto quell'exchange lì, permette un elevato livello di automazione. In questo caso, essendo la posizione molto più aggressiva, cioè noi saltiamo dentro non appena viene rotto il livello stesso, vogliamo un trailing stop molto più stretto rispetto alla controparte della posizione su lateralizzazione, ok? Vedete la differenza. In questo caso noi vogliamo fare una sorta di trend follower, entrare in posizione per prendere il pump, poi se lateralizza ancora noi lo seguiamo e così via, fin tanto che non c'è invece un movimento opposto. In questo caso invece, nel caso aggressivo che stiamo vedendo adesso, noi vogliamo entrare non appena il prezzo rompe la resistenza, cavalcare tutto il movimento che fa, poco o molto che sia, e non appena c'è un minimo di inversione uscire, ok? Quindi trailing stop molto molto più stretto, offset price molto inferiore. Come andiamo a sceglierli in entrambi i casi? Allora serve un parametro che sia adattivo alla condizione del mercato, come immaginerete. Non esiste un valore fisso, perché un momento magari ci troviamo a $9,000 e un altro momento a 20,000, e quindi già quello influenza l'offset price in termini percentuali. Inoltre la volatilità del momento influenza l'offset price. Se il prezzo è estremamente volatile, ovviamente io dovrò mettere un offset price maggiore per contrastare i falsi movimenti e quindi l'uscita indesiderata dalla posizione e lo scatto quindi prematuro del trailing stop. Al contrario, se il mercato è più statico, più dormiente, posso permettermi di utilizzare un trailing stop più stretto, proprio perché c'è meno rischio di movimenti un po' anomali. Ecco, un parametro che mi permette di fare questo è il cosiddetto ATR o Average True Range, lo trovate tra gli indicatori di TradingView. L'ATR fa proprio quello di lavoro, ovvero va a identificare un intervallo di prezzo, adesso lo metto magari di un colore un po' più visibile, un intervallo di prezzo che è influenzato dalla volatilità, quindi maggior volatilità uguale ATR più alto, minor volatilità uguale ATR più basso. Nei momenti in cui l'ATR si appiattisce sono i momenti di contrazione estrema, e quindi per coloro che, per ritornare un po' all'approccio precedente, per coloro che cercano il movimento, la posizione preventiva al movimento stesso, minore è l'ATR in una certa situazione e maggiore è la probabilità di entrare nel momento giusto. Quindi, tornando indietro, condizione di uptrend macro, condizione di lateralità e in più condizione di ATR basso, e in particolare quando si appiattisce, è il momento ideale per entrare prematuramente con un certo trailing stop. Offset price, come lo mettiamo? Allora, solitamente è, per dare un parametro abbastanza, come dire, valido
per tutti, un buon valore medio, è due volte l'ATR. C'è chi utilizza tre volte, magari appunto andando a perdere un po' di più dal profitto, però rischiando di uscire in maniera meno probabile, e chi invece preferisce stringerlo un po', rischiando di più di uscire, però pescando più profitto. Insomma, un valore medio è due volte l'ATR. Quindi, ad esempio, se volessimo entrare qua dentro, in questa fase di lateralità di estrema compressione, l'ATR è circa 250, andremo a mettere un $500 di trailing stop, che equivale all'incirca al 5, qualcosa per cento. Quindi in sostanza, vedete, mi taglia una buona parte di questi falsi movimenti, e nella partenza poi successiva mi permette di seguire molto bene il prezzo fino alle prime grosse anomalie, diciamo così. Al contrario, qualora dovessimo andare ad aprire una posizione estremamente aggressiva, come quella che abbiamo visto prima, a questo punto si riduce in maniera drastica l'offset price, fino ad arrivare anche a metà o un terzo dell'ATR. Io sinceramente mi orienterei a una cifra veramente veramente bassa, quasi un terzo, addirittura un quarto potenzialmente. In ogni caso, sempre come multiplo dell'ATR. Esempio, in questo caso, qui ovviamente è calcolato a candela chiusa, bisognerebbe vedere com'era a metà candela, o magari alla candela precedente anche, va bene. Stiamo parlando di circa 300, quindi $100 di offset price, il che vuol dire che subito alla prima flessione di $100, qua di sicuro mi sarebbe scattato, perché da qua a qua già sono $100, mi esce dalla posizione. Però ve l'ho detto, lo scopo è proprio andare a cavalcare quel pump lì, non stare in posizione il più a lungo possibile, mentre nel caso precedente lo scopo era stare in posizione più a lungo possibile. Quindi questa è un po' la spiegazione a grandi linee della strategia. L'ATR l'ho spostato su 21 periodi, perché di default è calcolato su 14, io preferisco andarlo ad ammorbidire un po' su 21 periodi, però anche lì poi magari uno prova, vede e cerca di capire quello che sta meglio sulla sua strategia di trading. Andiamo a vedere l'ultima parte, ovvero come andare a mettere l'ordine di fatto su Bitflyer, che è l'exchange che ho utilizzato come esempio. Il motivo per cui ho scelto questo exchange, ve l'ho detto, le fee sono molto basse, lo spread è molto basso, 0,0 qualcosa per cento, le commissioni, ve l'ho detto, 0,2%, è possibile fare il bonifico e iniziare a operare subito, c'è la licenza europea, è un exchange regolamentato, quindi ha tutte le carte in regola, e soprattutto ha la possibilità di andare a mettere gli ordini avanzati. Spendiamo due parole su questi ordini, perché ci permettono di andare a eseguire la strategia stessa. In particolare a noi interessa l'ordine IFD, che in sostanza è un ordine concatenato, cioè viene immesso il primo, quando viene fillato il primo viene immesso direttamente il secondo. Andiamo a vedere come funziona. Allora, prendiamo come esempio la immaginiamoci di trovarci qua al momento, appena sotto la resistenza di 10.550, e che vogliamo andare a cavalcare, ve l'ho detto, questo pump qualora andiamo a rompere i massimi locali. Quindi dobbiamo andare a mettere uno stop buy, abbiamo detto a 10.555 supponiamo, e concatenarci un trailing stop pari a un terzo dell'ATR, quindi $100. Allora, andiamo a vedere, innanzitutto dobbiamo scegliere di quanto acquistare, quanto acquistare nello stop buy, quindi stop buy il primo, qua in alto, stavo dimenticando la cosa più importante. Acquistiamo, supponiamo, un Bitcoin con trigger price che è pari al prezzo al quale vogliamo entrare, quindi 10.555. Adesso vedete, anche furbo, perché ci dice attenzione al prezzo attuale, che ovviamente è più alto di 10.500, sarebbe invalido, bisogna mettere ovviamente un trigger price che è più alto del prezzo di mercato attuale, altrimenti perde di senso lo stop buy. Questo ordine in sostanza mi dice: quando il prezzo arriva al trigger price, tu acquista quello che ti ho detto. Una volta che è stato eseguito questo ordine, io voglio subito concatenarci un trailing stop, che è un trailing sell
di ammontare un bitcoin, ovviamente deve essere pari a quello che ho acquistato, e offset price abbiamo detto 100 euro. Bene, una volta fatto questo io faccio il mio place order con good till cancelled, ovviamente, che vuol dire che l'ordine è attivo finché io non lo cancello, e siamo a posto. Quindi automaticamente, se romperò la resistenza, andrò a fiondarmi dentro a mercato con attaccato il trailing stop. Addirittura su Bitflyer c'è l'ordine EFD OCO, si chiama, che esula un pelino dal tema di oggi, perché in sostanza mi permette di mettere uno stop buy, se voglio, un ordine concatenato a, da un lato, un trailing stop, se voglio, e dall'altro anche il take profit, se mi interessasse. Al contrario, se io invece ho acquistato durante la lateralizzazione, supponiamo, quindi ad esempio ci troviamo durante questa fase laterale, io ho acquistato, quindi manualmente vado a fare un market buy, andiamo a mettere soltanto il trailing sell, quindi trailing sell amount 1, offset price me lo vado a calcolare, abbiamo detto 250 circa, in questo caso lo raddoppio, facciamo $500 perché è la posizione più conservativa, place order e siamo a posto. Quindi in questo caso cerchiamo di tenere una posizione più trend follower, un po' più larga, e non uscire se proprio non inizia l'inversione, cosa che l'ATR ci aiuta molto a capire con l'indicatore che ci dà. Come vi sembra? Cosa ne pensate? Vi interessa oppure no? Ditemi qualsiasi cosa nei commenti. Nel frattempo io vi faccio un caro saluto e alla prossima.